pronti e via. Un girone fa all'andata, il Rimini debuttò nell'attuale torneo proprio contro la Gentana. All'avvio ci fu una rete bucata a tardare la partenza della stagione, quella rete che il Rimini ha bucato altre tre volte nell'infrasettimanale contro una Gentana arrivata al Neri con il sogno di cullare il pareggio, cosa riuscita per circa 5 minuti prima del tris finale compiuto dagli uomini di Mastro Nicola, che tuttavia tastano le ambizioni ospiti già in avvio con una conclusione di Brandolini fuori bersaglio. Guglielmo, ma per gli amici Abdul, decide di svegliare il sonno del Neri con un'azione tipo quella di Bellare, ma il suo diagonale finisce sopra la traversa della porta difesa da Bracchetti. Più motivatore Bonaventura, che qualche minuto più tardi c'entra la traversa con una splendida conclusione che strappa applausi ai presenti. Folegatti dimostra dall'altra parte che la Gentana ha più di 7 vite, ma la sua punizione viene neutralizzata da Scotti prima che Rimini possa passare meritatamente in vantaggio grazie al suo bomber Bonaventura, che come un falco si avventa sul perfetto cross di Guglielmo scaricando in rete il pallone dell'1-0. 1-0 e sembrerebbe la solita partita interna di normale amministrazione, tutti felici e altri tre punti in cascina, specie quando attorno alla mezz'ora Ricchiuti colpisce un palo clamoroso e sulla ribattuta all'Otti trova Bracchetti a negargli la gioia del raddoppio. Il ragazzo di Coriano andrà vicino qualche minuto dopo, nuovamente al bersaglio, ma Amadori lo anticipa di un soffio. Quando la partita sembra già il titolo di coda, a respingere il pallone del raddoppio romagnolo ci pensa un difensore della Gentana dando speranze ancora ai suoi. Speranze che vengono tramutate in realtà quando un doppio cambio ospite già in avvio di ripresa consente alla Gentana una miglior manovra. Non a caso arriva il pareggio ospite firmato da Vignoli. 1-1 e giochi riaperti. Almeno così sperano i ferraresi, che vedono verificare i propri sforzi prima da una punizione di Ricchiuti che si spegne al, poi dal gol nuovamente di Bonaventura che, servito da Guglielmo, infila il pallone del 2-0. A questo punto può scattare la miglior dance biancorossa che prende il nome di Rimini Ovai, ma chi se non Guglielmo con la sua velocità può interpretarlo nel migliore dei modi ballando sul campo? Ed è proprio così quando Guglielmo si invola ma perde il duello con l'estremo ospite. Valori raccoglie l'invito trovandosi il pallone sui piedi, ma manda alto. Prova del gol solo rimandate, il tris arriva in contropiede quando Signorini, servito da Valori, finalizza nel migliore dei modi l'assist del compagno. 3-1 e partita finita, anche se alla festa vorrebbe partecipare bomber Valori, che in pieno recupero si incarica di un calcio piazzato che non trova fortuna, con la fortuna che Rimini abbandona dimostrando la propria forza in campo in questo torneo, ma che spera di ritrovare, riabbracciare e baciare già dal prossimo anno in una stagione più importante. Allora sì, che anche lì potrebbe scattare la Guglielmo mania, il nuovo ballo biancorosso.